Ciao ragazzi, eccoci qua, scenetta post palestra come al solito, versione proprio cesso, mod on. Proprio, non ci fate caso perché sono sfatta, sono distrutta e solita felpina post palestra, ormai lo sapete. Siamo qua con Nancy, eccola qua che si nasconde dietro gli anacardi. Sto mangiando nel frattempo, è unica. Lei fa come antipasto gli anacardi, cioè io non lo so. Una busta intera, vabbè. Comunque voglio far vedere una ricetta troppo carina che potete fare. Noi adesso è cena, no? È sera, però potete mangiare anche a pranzo ed è un piatto unico, molto bilanciato, ottimo, poi è super super buono. L'abbiamo copiato dal ristorante giapponese, quindi vi dico solo questo. Faccio scoprire una cosa e poi non so, magari lo fate già, fatemelo sapere nei commenti. Praticamente ragazzi, il salmone, guardate, noi lo tagliamo sottile. Questo piatto che vi faccio vedere al ristorante giapponese si chiama shirashi, se non erro. Spero di averlo pronunciato bene. Questo è un trancio di salmone grosso, esatto, bello, era tutto bello grande, e l'abbiamo tagliato a fette e abbiamo fatto quindi questi filettini sottili che cuociamo in padella. E noi veramente lo adoriamo, cioè quando abbiamo scoperto sta cosa lo facciamo sempre, perché praticamente si cuoce in fretta e viene buonissimo veramente, accompagnato dal riso, mio amato riso basmati. L'ho già cotto qua, praticamente l'ho lessato normalmente, e adesso faccio comporre questo piatto che è troppo buono. È abbondante il salmone, noi mangiamo molto, come sapete il salmone è un alimento molto buono. Vabbè, poi è sottile, quindi se ne deve mangiare molto. Sì, la scusa è buona. Comunque è un alimento molto buono, che è ricco di vitamine, fa tanto bene alla pelle, anche ai capelli, quindi veramente ve lo straconsiglio. È molto proteico, e noi però lo facciamo senza olio aggiunto. Come potete vedere io l'ho messo in una padella antiaderente, senza olio, perché comunque è un pesce molto grasso. Abbasso la fiamma e non ha bisogno quindi di ulteriore condimento. I grassi che contiene sono tutti grassi buoni, che fanno molto bene alla salute, quindi mangiatelo senza sensi di colpa. Io personalmente lo adoro. Adesso vi faccio vedere, ci vuole poco tempo, basta veramente poco. Infatti bello che è sottile, che è subito si muove. E quella è la cosa bella di questo salmone. Veramente poco ragazze, quindi è una ricetta shue veloce, come piace a noi. Ambrezza, non perdiamo tempo. Teniamo fame come al solito. Aggiungiamo un altro po'. Vedi, quello qua, man mano che lo cuoci si fa un po' più piccolino. Sì. E io ci ho aggiunto tutto. Ecco, il salmone è pronto ragazze. Adesso ragazze, quindi è fatto. Andiamo ad adagiare il nostro salmone sopra al riso, guardate che meraviglia. Diciamo che quando siamo andati al ristorante giapponese era il salmone poco. Era pochissimo, non erano così grandi le fette. Era tutto poco, vabbè, così. Stare. Diciamo che il riso sotto non si vede proprio più perché è troppo. Pure il riso però sotto è abbondante. Salsa di soia amatissima, loro mettono la salsa teriyaki. Sì. Dato che la salsa teriyaki di solito quando la compri è piena di zucchero, è difficile. Noi compravamo una bio che era molto leggera, però non la troviamo più. Quindi salsa di soia e vi passa la paura. Lo rende più salato. Sì. Faccio un bel giro così di salsa di soia abbondante. Così non mettete il sale. Poi se volete, esatto, però non mettiamo il sale, la salsa di soia si può aggiungere anche dopo. Ultimo tocco. Sesamo, ovviamente non può mancare il sesamo in questo piatto giapponese orientale. Qua ed è fatto, avete fatto un piatto velocissimo però originale e molto gustoso e sano. Adesso quindi mi mando questa bella cenettina. Ho preparato anche le melanzane grigliate, e anche qua dentro nelle melanzane grigliate ci ho messo il sesamo, ci aggiungo un altro po', ci ho messo un po' di peperoncino, un po' d'olio extravergine d'oliva e l'insalata, la mia amata insalata. Qua ci ho messo un po' di semi di chia che adoro tantissimo, sapete che fanno tanto bene. Andiamo a pappare, buon appetito! Spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando, se vi è piaciuto mettete un bel pollice in su, è vero Nancy? Sì, yeah! Mettete un bel pollice in su, vi mandiamo tanti baci, buon appetito, mi raccomando! Si mangia! E se non siete ancora iscritti a questo canale, iscrivetevi anche a questo nostro secondo canale, e ancora tanti baci! Ciao! Da Carità Dolce e Nancy che sta dietro. Sono qui! Adesso si sfracannerà tutto! Ciao. Anche qui c'è qualcuno! Ciao!
fagiolini.